La CISL puntuale, soprattutto qui siamo a Reggio Calabria, per sostegno a questi immigrati trattati veramente male. Sì, è un territorio da questo punto di vista mortificato e c'è uno sfruttamento nel lavoro agricolo che bisogna necessariamente fargli recuperare credibilità e fargli recuperare quel ruolo etico e morale soprattutto. E quindi questa manifestazione di oggi molto partecipata, un plauso alle federazioni, alla nostra FAI per come l'ha organizzata, e voluto lanciare un messaggio, un appello all'istituzione ai vari livelli a che ci sia maggiore attenzione verso i problemi che il settore vive, all'interno del settore anche questo mondo del lavoro, diciamo, di lavoratori immigrati che stagionalmente vengono qui e garantiscono in qualche modo funzione e attività, garantiscono braccia a tanti lavori che in questo territorio, che questo territorio offre. La maggior parte di queste, questo fenomeno poi che si è verificato a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, ma non solo, sono problemi che si verificano ovunque, quindi è stato corale l'appello che è stato lanciato da FLAI, FAI e GUILA a livello regionale per dare maggiore attenzione e maggiore coperture anche finanziarie verso la soluzione di questi problemi. Sono state presentate delle proposte, proprio la FAI a livello territoriale qui a Reggio Calabria insieme alla CISL territoriale hanno presentato una proposta che può essere considerato anche dalle istituzioni da prendere a riferimento come disegno di legge, quello di Fuori dal Ghetto, il titolo proprio è di questo progetto, è quello di creare moduli abitativi dentro le aziende.